sessualità al femminile è stato molto interessante perché ci ha permesso di sperimentarci e c'è stata una bellissima risposta nel pubblico che c'era, tante domande interessanti, e speriamo che poi questo venga anche oggi, quindi vi invitiamo da subito, se avete curiosità o osservazioni, a farcelo sapere e a chiedere tutto quello che volete. Vorremmo che oggi ci fosse un ambiente molto libero in cui ci si possa esprimere senza giudizi, senza delle precostruzioni, perché non siamo qui per dare vademecum o delle soluzioni, ma vorremmo solamente darvi degli spunti per pensare. Vorremmo che ognuno di noi oggi uscisse da qui pensando al modo in cui vive, a quello che fa, alle persone con cui sta e al modo in cui lo fa, e sempre per mettersi in discussione, provare sempre ad ambire al meglio, ecco, senza però dare delle soluzioni. E oggi riusciremo a parlare di coppie, e parleremo di coppie perché è stato l'argomento che è stato più chiesto nel questionario finale che abbiamo distribuito la scorsa volta. Anche voi oggi farete un piccolo questionarietto dove vi verrà chiesto se, oltre a come è andata la serata, anche se avete degli interessi, delle cose che vorreste approfondire, perché non è così comune poter parlare di tematiche che riguardano la sessualità in modo libero e soprattutto magari in ambienti. Quindi siamo in centro a Padova e stiamo per iniziare a parlare di tematiche, ecco, che magari non sono così solite. Oggi faremo solamente alcuni accenni, ma abbiamo organizzato per il prossimo sabato 2 febbraio, un'intera giornata che durerà 6 ore, in cui abbiamo l'idea di snocciolare meglio tutto quello di cui parleremo oggi. È una giornata aperta sia a persone in coppia, ma anche a persone che invece non sono in coppia in questo momento, perché pensiamo che sia una bellissima scelta anche pensare alla vita in coppia anche quando non si è in coppia in questo momento. E cercheremo anche di pensare a tutte le tematiche proposte in modo un po' più esperienziale, possiamo dire. Abbiamo immaginato un po' di cose da fare assieme, quindi se siete interessati potete rivolgervi alle ragazze della libreria per iscrivervi, ecco. Ok, allora intanto per fare le domande, che noi speriamo ce ne siano tantissime, abbiamo pensato a due modalità. La prima è quella classica: si alza la mano quando volete e noi rispondiamo alle vostre domande, dubbi, perplessità o anche interventi critici, va benissimo. La seconda modalità è quella di mandarci dei messaggi. Avete intorno a voi i nostri numeri di telefono, Chiara e Michela, perché sappiamo che parlare così in pubblico di coppie e di sessualità non è sempre facilissimo per tutti. Quindi abbiamo pensato di dare anche questa possibilità in maniera tale che poi al termine dell'incontro ci ritagliamo gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, per vedere se sono arrivate delle domande via SMS o anche via WhatsApp e rispondere appunto alle domande che sono arrivate in questo modo qui, oltre alle domande che ci aspettiamo per alzata di mano con il metodo classico. Ora, tra le altre cose, per restare aggiornati, lì in cassa c'è una lista, una mailing list dove potete iscrivervi e così potete restare aggiornati un po' su tutto quello che facciamo, sui vari interventi che facciamo in giro per Padova e zone limitrofe e per i vari corsi che organizziamo. Direi che è il momento di presentarci. Vai. E sei io? Sì. Va bene, allora io sono Michele Tricarico, io sono psicologo, mediatore familiare e sessuologo. Psicologo, mi sono laureato qui a Padova, mediatore familiare tra le due università di Brescia e di Padova, e sessuologo presso la LISPA, l'Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia Applicata di Milano. E anche qui avete i nostri numeri di telefono, comunque abbiamo detto che sono esposti lì, quello è il mio sito. Io mi chiamo Chiara Bresson, sono anch'io una psicologa, anch'io laureata a Padova, e ho intrapreso, anche grazie alla conoscenza di Michele, lo stesso suo percorso per quanto riguarda la sessuologia, e quindi sto per finire il percorso di consulente sessuale. Siamo entrambi soci della cooperativa sociale 130V ed è grazie alla cooperativa che ci sostiene che stiamo iniziando a costruire questi percorsi per parlare di questi argomenti, e speriamo poi che per noi sia, cioè noi vorremmo arrivare a fare al fatto che questo diventi il nostro mestiere, quindi speriamo che di riuscire a farlo, e quindi
diciamo anche grazie alla nostra cooperativa e grazie a Ilaria e Laura che ci danno la possibilità di essere qui ancora, che è veramente tanto importante. E vi consigliamo questo testo che potete trovare in vendita, si chiama La manutenzione dell'amore di Umberta Telfener. Umberta Telfener è una psicologa clinica, è laureata in filosofia e in psicologia, e collabora con l'Università La Sapienza di Roma ed è un insegnante del Centro di Terapia della Famiglia di Milano. E conduce da moltissimi anni attività clinica con le coppie. Quindi nel suo testo, ha scritto molti altri libri, noi abbiamo scelto questo perché ovviamente calzava alla perfezione per l'argomento di questa sera, all'interno del libro si trova una grande parte che riguarda tutto il contesto che adesso cominceremo a esporvi, storico, culturale, sociale, di quello che vuol dire essere in coppia, però la cosa interessante è che nell'ultima parte vengono proposti quelli che lei chiama dei giochi. Lei li propone come giochi perché sostiene che la nostra mente è tanto pigra e tende nel corso della vita a percorrere sempre le strade che sono già state ben costruite, magari calcate sempre moltissime volte. Cambiare strada e provare delle cose nuove è sempre una grandissima fatica per la nostra mente, per la nostra esperienza. Se si propone alla nostra mente degli esercizi sotto forma di gioco, questi vengono sempre affrontati in una maniera molto più leggera, diciamo, come se non fossero proprio un cambiamento, perché la cosa più difficile del mondo è apportare dei cambiamenti alla nostra vita, alla nostra esperienza. Quindi vengono proposti dei giochi che vanno a lavorare sugli equilibri di coppia, ma da fare sia singolarmente che in coppia. Quindi abbiamo trovato molto interessante questa proposta. Per quanto riguarda il tema della serata, noi l'abbiamo presentato così sugli eventi che magari avrete letto, no? Una felice e soddisfacente vita di coppia rappresenta per molti un obiettivo da raggiungere, ma non è facile affrontare cambiamenti e difficoltà restando in equilibrio. E penso sia un'esperienza che chiunque sia stato in coppia o sia in coppia in questo momento abbia sperimentato: i cambiamenti, le difficoltà, la coppia che nel tempo cambia, coppie che arrivano ad un certo punto della loro vita e dicono: ma perché non sento più quello che sentivo all'inizio? Perché adesso è tutto difficile? Perché non riusciamo più a uscire da questa dinamica che ormai si è incollata nella nostra vita quotidiana e non riusciamo ad uscirne? E l'abbiamo chiamata Coppie in gioco, istruzioni per l'uso, questa serata. In realtà niente di più sbagliato di pensare che esistano delle istruzioni per l'uso. L'abbiamo un po' messo apposta perché fosse un po' un gioco anche dal nostro punto di vista. Non esistono istruzioni per l'uso, non ci sono delle regole universali. Ogni coppia è formata da due persone che sono uniche, e sono uniche anche nel loro stare insieme, perché quelle stesse persone, stando con altre persone, creeranno coppie completamente diverse, come è ovvio. Sembra ovvio, ma non lo è. Ogni persona, in base alle persone con cui sta, mostrerà degli aspetti di sé e mostrerà un modo di vivere unico. Quindi questa sera, ancora, continuo a dire, non vi vorremmo far uscire con la nostra idea di coppia felice o cosa dovete fare da domani per migliorare in questo, questo e questo, ma provare a darvi degli input per pensare, e magari se avete dei dubbi poi appunto potremo provare a snocciolarli. Allora, per iniziare a ragionare e costruire questa serata abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo provato a pensare come sono le coppie oggi e come erano ieri. Questo ieri è un ieri molto ampio, che può partire dall'antica Grecia ed arrivare fino a quello che per noi è stato il periodo in cui qualcosa è cambiato, cioè gli anni 50. Il 48 è stato l'anno in cui Kinsey ha fatto uscire il suo molto famoso rapporto Kinsey, che è stata una indagine statistica molto grande che lui ha fatto negli Stati Uniti, dove appunto aveva questa attività come biologo e sessuologo, e ha voluto raccogliere tramite delle interviste i comportamenti sessuali di uomini e donne e farne un grandissimo testo che finalmente potesse portare questi dati. Da questo punto di vista, da quel momento lì qualcosa è cambiato. Quindi quando parliamo di ieri, quello che ci viene in mente è che stare in coppia era praticamente un obbligo, si doveva rispondere a un bisogno di sicurezza sociale
economica, penso soprattutto al ruolo delle donne. Le donne che non si potevano sposare restavano ai margini, non avevano la possibilità di fare una vita, ma anche proprio perché non era possibile per loro trovare un mestiere, a poter costruire un loro mestiere, quindi se non erano dipendenti da un marito che potesse, potesse sposarle e quindi assicurare loro anche il sostentamento economico, non era possibile per loro. Non esisteva lo stare insieme senza sposarsi. I componenti della coppia avevano dei ruoli molto ben definiti: l'uomo detentore dei bisogni di essere autonomo, la persona che porta a casa il pane, che provvede alla moglie e ai figli, però uomo che è anche autonomo in quanto può avere tantissime attività anche extra nucleo familiare fuori dalle pareti domestiche, fare assolutamente una vita che sceglieva senza dover poi darne conto, ecco, alla moglie e alla famiglia. Le donne invece avevano ovviamente tutta questa aura dove loro erano esperte di affetti, legami, relazioni, emozioni, come se queste caratteristiche non fossero proprie anche degli uomini, ma per colpa di questa scissione, quindi deputate alla cura dei figli, alla cura della casa, e all'interno del matrimonio una possibile assenza di, io ho scritto, amore romantico, nel senso che quella è una parte che riguarda quella fase del corteggiamento prematrimoniale, dopodiché la cura della coppia all'interno del matrimonio non era una cosa che era, diciamo, una cosa su cui che si poneva come focus, ecco. E come funzionava il sesso all'interno della coppia ieri? La sessualità era legittima solamente a fini procreativi, ovviamente questa cosa è legata tantissimo alla religione, no? Con l'avvento del cristianesimo è arrivata questo concetto di peccato che si porta dietro un senso di colpa mostruoso, anche solo a immaginare, a voler pensare di. Ci sono molti più limiti e molte più indicazioni come proibizioni. E non si pensa minimamente al fatto che l'atto sessuale abbia una parte piacevole, era l'uomo a decidere: noi dobbiamo fare sesso in questo momento perché a me va così, a me non interessa se mia moglie a lei piace quello che stiamo facendo, è una cosa assolutamente che risponde al dovere coniugale. E l'atto in sé prende addirittura un po' le caratteristiche molto di istinto, e c'è lo standard della doppia morale, cioè le caratteristiche morali che vengono date a uomo e donna sono molto diverse. Un uomo che ha avuto moltissime esperienze sessuali è un uomo degno di portare questo nome, una donna che nella sua vita ha fatto lo stesso automaticamente diventa una donna di facili costumi, una prostituta, una donna da cui stare lontani. L'idea di amor sacro, amor profano, l'ho inserito per il fatto di dire che la donna viene un po' vista scissa, no? La moglie per la quale si può solamente provare un amore sacro, svincolato un po' da tutta la parte che cadrebbe in quello che nel cristianesimo viene visto come peccato, invece un amore profano che si può provare solamente per donne che però non vorremmo, che l'uomo di allora non voleva mai che diventasse moglie, ecco, possibile moglie. Se facciamo un salto a oggi, quindi Kinsey fa questo studio, arriva l'idea che anche le donne si masturbano, usano i sex toys, c'è l'avvento della pillola, quindi si può togliere la valenza esclusivamente riproduttiva all'atto sessuale. Negli anni 70 c'è l'introduzione del divorzio, il matrimonio non è più il fulcro, adesso tantissime coppie scelgono di non sposarsi, convivono solamente, non è più... le donne che scelgono anche di non stare in coppia, così come gli uomini che scelgono di non stare in coppia, non subiscono uno status sociale di emarginazione, c'è tantissima autonomia per il lavoro, per la carriera, per tutti gli interessi possibili. I componenti della coppia non hanno più dei ruoli predefiniti.
anche perché possiamo, oggi per fortuna si parla, e ci sono sempre state, ma oggi finalmente se ne parla di più, coppie di tutti i tipi, non necessariamente eterosessuali. Prima si parlava esclusivamente di eterosessualità, non era contemplato di mettere vicino a coppia il fatto che fossero persone che non fossero un uomo e una donna. E non ci si unisce in coppia più per un bisogno di sicurezza economica e sociale, ma ci si sceglie, scusate, più per il desiderio di stare assieme. Quindi si passa dalla centralità della famiglia alla centralità della coppia. Questo ovviamente ha delle ripercussioni sul sesso grandissime. La centralità della coppia, quindi c'è un passaggio dalla sessualità riproduttiva alla sessualità ludica, quindi che si fonda sull'amore, ma sulla ricerca del piacere sessuale, quindi anche si parla del concetto di orgasmo per entrambi. Sembra assurdo dirlo adesso, però veramente fino a pochissimo tempo fa questa era una cosa di cui nessuno si preoccupava dal punto di vista, ovviamente, in particolare per il ruolo della donna. Il senso di colpa, le proibizioni del cristianesimo non sono più sentite a livello universale in modo così profondo, anche perché la sessualità è stata sdoganata completamente grazie anche alla televisione, ai mass media, internet. Quindi se da una parte è tutto molto più libero, c'è anche però molta più possibilità di informarsi, di sapere, di confrontarsi, di leggere le altre esperienze, che è poi la grande ricchezza di internet, di potersi aprire, ecco. La sessualità nella coppia, appunto, ha varie funzioni, dalla prima di cui abbiamo già parlato, c'è quella ludica, quindi che si concentra sul piacere, su che cosa ci piace, sul divertimento, sul corpo, usare tutto il corpo, non solamente i genitali, le zone erogene, ma proprio potersi scoprire come corpi che sono capaci di provare piacere a 360 gradi. È una sessualità relazionale che punta alla conoscenza reciproca. Di fatto la sessualità è un modo per conoscersi, un modo anche per mettersi in gioco, un modo per sperimentare all'interno del rapporto sessuale. Ci si può mettere in gioco anche con ruoli e modi di essere che magari nella vita fuori dalla sessualità si fa fatica a portare. Abbiamo visto quindi un po' come nella storia è cambiata la coppia, adesso vediamo come cambia la storia della coppia. Allora, sicuramente tutti quanti, chiunque è stato in coppia, sa bene che si continuano a vivere dei continui cambiamenti che possono provenire dall'interno della coppia o anche cambiamenti che possono provenire dall'esterno della coppia. Qui noi abbiamo diviso la vita della coppia in quattro fasi: la fase dell'attrazione, dell'innamoramento, dell'amore e dell'attaccamento. Allora, prima di entrare nelle quattro fasi, bisogna dire che sono delle fasi che si sommano l'una con l'altra. Cioè, per fare un esempio, se una coppia si trova nella fase, che so, ad esempio dell'attaccamento, non vuol dire che non prova più attrazione, che i partner non provano più attrazione tra di loro. Quindi è un sommarsi delle varie fasi. Ma allora perché sono divise in quattro fasi? Perché ogni fase ha una sua peculiarità. Per cui adesso, andando avanti, cerchiamo un po' quali sono le peculiarità di ogni fase, così che ognuno di voi può anche pensare in quale fase, se è in coppia, in quale fase della coppia si trova, o se è stato in coppia, in quale fase magari si è rotta poi la coppia. Allora, la prima fase è quella dell'attrazione. Allora, qui la coppia non si è, i due partner non sono ancora in contatto, ma c'è una forma di attrazione. L'attrazione è appunto legata al concetto di desiderio. Il desiderio è appunto la voglia, quella sensazione che noi abbiamo di volerci avvicinare all'altro, sia da un punto di vista fisico che emotivo. Quindi si può avere una forma di attrazione fisica, quindi il corpo centrale nella forma di attrazione fisica, mentre invece si può avere anche una forma di attrazione emotiva, dove invece più la mente ed i sentimenti sono la centralità della forma di attrazione. C'è una cosa però da dire, un rischio da evidenziare sull'attrazione. Un rischio grosso è quello dell'idealizzazione.
non c'è qui nelle slide, ma volevo riportarlo perché mi è capitato appunto in un caso, in uno dei casi che seguo, di un ragazzo che non conosceva una ragazza di un'altra classe, ma si sentiva molto attratto da questa ragazza. Quindi io ho chiesto che cosa poteva piacergli di quella ragazza e mi ha descritto tutte le cose che secondo lui la ragazza aveva, che lui apprezzava di questa ragazza. Poi questo ragazzo ha fatto il primo passo per conoscere la ragazza. La volta successiva che è venuto in studio mi ha detto che la ragazza se l'era completamente immaginata. Cioè la ragazza era esistente, ma tutte le idee che lui aveva su questa ragazza, quindi la immaginava una ragazza generosa, buona, simpatica, erano solamente nella sua testa. Aveva idealizzato questa ragazza, ma poi nel momento in cui è entrato in contatto con lui, con la ragazza, ha visto che appunto si trattava di una pura idealizzazione. Quindi uno dei rischi dell'attrazione è sicuramente l'idealizzazione. Ma l'attrazione verso di chi si può provare? Abbiamo detto che la coppia non si è ancora formata, non c'è ancora stato il contatto. L'attrazione si può provare, non so, nella persona che vediamo passare davanti casa tutti i giorni, oppure anche verso qualche amicizia, qualche amico, qualche amica che abbiamo nel gruppo, anche verso i divi di Hollywood. L'idealizzazione per i divi di Hollywood è comune, un po' tutti tendono a idealizzare il proprio mito, il mito di Hollywood naturalmente tra virgolette, può essere il calciatore o qualsiasi altro ruolo. L'attrazione come nasce e come cambia? Allora, l'attrazione chiaramente è collegata a doppio filo con la seduzione. La seduzione chiaramente funziona su 5 livelli. Il primo livello è quello estetico, quindi la prima cosa che ci attrae di una persona spesso è l'aspetto fisico, quindi ci sono delle caratteristiche per ognuno diverse che possono essere seduttive. Il secondo livello è quello comportamentale, quindi quando si inizia a vedere come si comporta una persona c'è appunto il livello comportamentale che può essere attrattivo o anche no. Potrebbe capitare che sentiamo un'attrazione verso una persona, ma poi quando vediamo come si comporta l'attrazione diminuisce o sparisce completamente. Poi c'è il livello caratteriale, quindi non so, la simpatia, la generosità, le varie caratteristiche appunto del carattere di ognuno di noi. Il livello intellettivo, cioè quello che ci fa sentire in piena sintonia, cioè avere le stesse idee, le stesse motivazioni, il volersi muovere sulla stessa strada per raggiungere degli stessi obiettivi. E poi abbiamo il livello, quello meno romantico, ma che c'è ed è ben presente, che è quello della posizione socio-economica. Capita molto spesso, anche oggi, nonostante la distinzione che abbiamo fatto tra ieri e oggi, che l'attrazione del denaro, della posizione socio-economica elevata, è molto forte nei confronti di chi ha una posizione socio-economica più bassa. Ora, abbiamo detto che quindi nell'attrazione il desiderio è alla base. La seconda fase invece è la fase dell'innamoramento. Se lì c'era il desiderio, qui abbiamo la passione. La passione è un qualcosa che viene è un cambiamento che avviene all'interno di ogni persona che si trova in coppia in questa fase, perché produce proprio degli ormoni, il cervello produce proprio degli ormoni che servono per attivare la passione. Questi ormoni si chiamano fenilanfetamina, sono tipici di questa fase della coppia. Infatti poi nelle altre fasi troveremo la produzione di altri tipi di ormoni, poi pian piano li vedremo. Questi ormoni creano una serie di cambiamenti. Questi cambiamenti sono sia nei segnali comunicativi, quindi nel momento in cui mi trovo con il mio partner, ecco, nella fase di innamoramento abbiamo superato la fase di attrazione, si è creata o si sta creando la coppia. I segnali comunicativi all'interno della coppia diventano sempre più importanti e precisi. Ne abbiamo segnati 3, ma ce ne sono anche altri. Abbiamo detto che i segnali comunicativi più importanti sono i sorrisi diretti verso il partner, quindi tanti sorrisi verso il partner o il possibile partner, uno sguardo diretto, quindi si guarda molto di più il proprio partner, le braccia tese, quindi anche la postura tende a spingerci verso il nostro partner, quindi si evita, se si è di fronte al proprio partner,
facciamo finta che non si sta con le braccia conserte, ma ci si tende ad andare con le braccia verso il partner. Oltre a questo ci sono dei comportamenti individuali dovuti alla fenilanfetamina. Questi comportamenti individuali che sicuramente quando tutti noi, chi è passato dalla fase dell'innamoramento ha sentito, sono l'insonnia, la riduzione dell'appetito e una sensazione di enorme energia, ci si sente carichi, ci si sente pronti a spaccare il mondo, proprio anche questo per la produzione di fenilanfetamina. Comportamenti di coppia che quindi derivano da questi cambiamenti, da questi comportamenti, sono soprattutto un senso di protezione, sia in un senso che nell'altro, cioè sentirsi protetti all'interno della coppia e parallelamente proteggere l'altro partner, il partner appunto della coppia. È anche molto simpatico il baby talk, il classico trottolino, ciccino, le parole che si usano un po' all'interno della coppia, soprattutto in questa fase. L'altro, il partner, in questo caso, se prima era oggetto del desiderio nella fase di attrazione, nella fase di innamoramento diventa un rifugio emotivo. Per rifugio emotivo intendiamo la possibilità da parte del partner di cercare piacere emotivo nel proprio partner e contemporaneamente potersi sentire, in un momento in cui magari ci si sente un po' giù emotivamente, sotto la soglia del piacere, ci si rende conto di potersi rifugiare verso il proprio partner. Quindi è proprio un rifugio, momenti di difficoltà si va verso il partner, oppure volontà di piacere, voglio star bene, vado verso il partner. Dopo la fase dell'innamoramento invece abbiamo la fase dell'amore. Dalla passione, che era la fase dell'innamoramento, qua si passa ad una fase di intimità. Le emozioni in questo caso sono un po' diverse perché sono soprattutto legate al calore, all'affetto e alla fiducia. Dicevamo prima che durante la fase dell'innamoramento si produce fenilanfetamina, che appunto è quello del piacere, l'ormone del piacere e dell'eccitamento. Qui si produce soprattutto endorfina, c'è soprattutto endorfina. Ora, chiaro, come ho detto prima, le fasi si sommano, non si sostituiscono, quindi non viene meno completamente la fenilanfetamina, ma si produce più endorfina rispetto alle altre fasi. L'endorfina che cosa provoca? Provoca quella sensazione di appagamento, di pace, quelle emozioni appunto di calore, di affetto che dicevamo prima, quella sensazione di calma quando si è con il proprio partner. E questo ha come conseguenza l'ansia di separazione, perché se nella coppia ci si trova bene, calmi e tranquilli, appagati, nel momento in cui si pensa che il partner possa allontanarsi o possa star lontano, può comparire un'ansia di separazione, che spesso è nella normalità. Chiaramente tutto quello che diciamo, l'ansia di separazione, se è eccessiva, può sfociare anche poi nella patologia. Ma nella normalità è normale provare questa ansia di separazione che poi ognuno gestisce. L'ultima fase è quella dell'attaccamento. La fase dell'attaccamento è invece caratterizzata soprattutto dall'impegno. Sulla parola impegno però voglio essere molto preciso, perché quando si parla di impegno, l'impegno ricorda qualcosa di logico, di razionale. Mi sposo e quindi mi impegno a stare per sempre con questa ragazza o questo ragazzo. In realtà l'impegno ha una doppia faccia, al volto della razionalità, quindi della decisione presa a livello razionale di condividere la vita, un periodo della propria vita con il proprio partner, ma questa razionalità viene fuori da un percorso emotivo che nasce appunto dall'attrazione, attraversa l'innamoramento, va verso l'amore e raggiunge l'attaccamento. Quindi questo impegno è un qualcosa di non solo razionale o logico, ma è anche emotivo. Se prima avevamo detto che durante la fase dell'amore c'è ansia di separazione, qui il partner diventa una base sicura. Base sicura che vuol dire? Base sicura vuol dire che
ognuno individualmente, ognuno dei due partner individualmente si sente in grado e sostenuto dall'altro partner di poter affrontare i cambiamenti e potersi anche migliorare personalmente nella propria vita. Quindi ha una base sicura da cui partire. In parallelo, questa base sicura che ognuno dei due partner vive personalmente è una base sicura anche per la coppia. Quindi la coppia ha una base sicura da cui partire per potersi migliorare o per poter affrontare appunto dei cambiamenti che possono esserci in tutte le coppie. Non so, immagino la nascita di un figlio come tipico cambiamento di una coppia. Se la coppia è in una fase di attaccamento e quindi ha una base sicura da cui partire, chiaramente è più semplice affrontare il cambiamento della nascita del figlio. Ma questo è solo uno dei mille esempi che si possono fare. Un'altra bellissima. Ah, intanto se avete domande, se avete domande alzate la mano, chiedete pure. Questa è un'altra bellissima distinzione, sottile ma molto importante, tra due tipi, tra virgolette, di amore, che fa Maslow, è il D-love contrapposto al B-love. Allora, tipicamente, Posso dirti una cosa tecnica però, ma poi le slide si possono avere in qualche maniera, ce le potete passare? se ti, se, ti scrivi alla newsletter, magari ce lo Ok, scrivi accanto alla newsletter, era per capire così. se appunto devo stare qui a scrivere o se poi me le potete mandare. Se ti Certo. scrivi alla Grazie. newsletter, ci metti un asterisco, oppure scrivi per favore le slide e Grazie noi le mille. mandiamo. Nessun problema. Allora, dicevamo, di love contro di love. Allora, chi è tipicamente nella fase, diciamo, di love, spesso dice ti amo perché ho bisogno di te. Chi invece è nella fase di be love dice invece ho bisogno di te perché ti amo. Le parole sono le stesse, c'è solo un'inversione di parole, ma il significato è profondamente diverso. E vi invito, riflettiamo adesso insieme sulle differenze che ci sono. Allora, nel di love dire ti amo perché ho bisogno di te pone l'accento sul bisogno, cioè io ho bisogno di te, quindi sono dipendente da te, per questo ti amo. Mentre di contro abbiamo ho bisogno di te perché ti amo, e qui invece abbiamo un ti amo per come sei e di conseguenza ho bisogno di te, ma non per quello che tu mi puoi dare, come nel caso del di love, ma per quello che sei. È una differenza che è davvero sottile ma fondamentale, perché rende appunto differente due cose. Adesso vi spiego anche meglio così. Ah, ecco, una cosa importantissima da dire però è che nella coppia si attraversano tutte e due le fasi. Ci sono dei momenti in cui sei in di love, dei momenti in cui sei in bi love, dei momenti di love, bi love. Si attraversano un po' tutte e due le fasi e non in maniera sequenziale. Anche se in realtà ci sono coppie che sono più tendenti al di love e altre coppie che sono tendenti al bi love. In clinica ci siamo accorti che, anche vari studi scientifici lo confermano, che le coppie che tendono al di love hanno una maggior tendenza a essere gelosi. Questo è molto significativo e per questo abbiamo pensato di parlarvi anche della gelosia. Che è la gelosia? Di love, è chiaro, anche se è una cosa un po' sottile. Benissimo. Quindi abbiamo detto che le coppie che nell'alternarsi delle fasi di love e di love sono più sul di love, quindi più legate ai bisogni e alla dipendenza uno con l'altro, sono più gelosi. Ma che cos'è la gelosia? Siamo andati a prendere la definizione del Dizionario Enciclopedico della Salute e della Medicina, e definisce la gelosia come un fenomeno complesso e al tempo stesso un'emozione, un sentimento e una passione. Allora,
Per essere chiari, abbiamo fatto questa distinzione tra emozione, sentimento e passione. E adesso che vi parlerò della gelosia, vi farò anche una distinzione, poi alla fine riassunta, tra la gelosia, passatemi il termine, normale, quindi non patologica, e la gelosia che invece può sfociare nella patologia o che è tipicamente patologica. Adesso spiegando, andando avanti, ve lo spiegherò. Allora, ciò che sicuramente non è patologico è l'emozione, la gelosia vissuta come emozione. L'emozione è appunto un dolore psichico che si sente in un tempo molto breve e dà quella sensazione di perdita, come se ci mancasse qualcosa in un determinato momento. Ha anche una reazione neurovegetativa, quindi fisiologica. Non so, si può diventare rossi, si può iniziare a tremare, appunto legati alla paura oppure alla rabbia. Poi ognuno ha la sua reazione neurovegetativa, questi sono solo due esempi di reazioni che si possono avere. Però la cosa importante per definire l'emozione è che dura pochissimo tempo, emerge senza il controllo volontario, quindi viene fuori, e appunto viene vissuta in poco tempo e soprattutto non è legato né ad un pensiero né ad un comportamento da parte di chi è geloso. Vi faccio un esempio. Non so, mia moglie riceve una telefonata. Nel momento in cui riceve questa telefonata, io posso sentire un'emozione di gelosia. Mi sento geloso, sento una sensazione di perdita. Posso anche un po' arrabbiarmi. Ricevo una telefonata da un collega e un po' mi arrabbio, ma non penso nulla. L'emozione svanisce e la rimane. Questo è normale. Non è in patologia. Il sentimento invece che cos'è? Il sentimento è un'emozione che dura di più nel tempo e viene associata a questa emozione un pensiero, una idea di infedeltà soprattutto. Quindi, se ad esempio prendo l'esempio che ho fatto prima, a mia moglie arriva la telefonata di un collega, se sento solo un po' di rabbia è emozione. Se a questa rabbia ci aggiungo, ma forse il collega ci sta provando con mia moglie, oppure è mia moglie che ci sta provando con il collega, e dura un po' di più, questo è un sentimento. Il sentimento può essere o patologico o non patologico, diciamo normale, non patologico, ed è legato appunto alla durata, quanto dura, quindi se è gestibile nel tempo l'emozione che si prova, e al tipo di pensiero che si fa. Che se il pensiero è coerente con la realtà e quello che sta succedendo, tendenzialmente non è patologico, tendenzialmente. Se invece il pensiero è slegato dalla realtà e si creano dei pensieri poco realistici, allora si può sfociare, si può andare verso la patologia. Se l'intensità di questo sentimento e la durata è ancora più lunga e si somma al pensiero, all'idea che ci si era fatta durante il sentimento, si associa a questo un comportamento, allora andiamo sulla passione. Quindi, riportando lo stesso esempio di prima, se arriva la telefonata di un collega a mia moglie, mi faccio un'idea e poi attuo un comportamento, faccio qualcosa, questa è passione. Non siamo più nell'ambito del sentimento, ma siamo nell'ambito della passione. Qui, a seconda del comportamento che si mette in atto, ci può essere un comportamento che vira verso il patologico o un comportamento che vira verso la normalità. Poi vi farò degli esempi andando avanti. Ma oltre alla passione, al sentimento e all'emozione, c'è una cosa che è sicuramente patologica. Su questo siamo sul patologico. Ed è l'ossessione. Che cos'è allora la gelosia ossessiva? Allora, quindi l'ossessione. Noi abbiamo una gelosia ossessiva quando è quantitativamente enorme. Cioè è una persona che prova una forma di gelosia, è un'emozione, un sentimento, una passione enorme che nessun altro intorno a lui prova, o poche persone intorno a lui, a lei, provano. Quindi nel contesto in cui vive è quasi un'eccezione. Questa è la prima caratteristica, quindi quantitativamente enorme.
è persistente, quindi la persona gelosa non fa altro che sentire gelosia per tutto il tempo. È incoercibile, cioè non, il sentimento di gelosia la persona non riesce a scacciarlo dalla mente, resta nella mente questo sentimento anche quando la stessa persona gelosa si rende conto che il sentimento è assurdo, è completamente assurdo, ma comunque non riesce a scacciarlo dalla mente. Questo è anche un'altra caratteristica dell'ossessione, che abbiamo detto è patologica ed è anche impermeabile alla realtà. Cioè le idee e i dubbi, soprattutto il dubbio di tradimento, di infedeltà, è un dubbio che resta anche quando la persona appunto ha ben cosciente che non c'è tradimento. Questo tipicamente succede, anche se non solo, ma tipicamente succede purtroppo nelle coppie, quando capita che l'uomo soprattutto chiude in casa la donna è costretta a stare in casa sempre, non può uscire se non con il permesso dell'uomo, purtroppo questo succede, e nonostante questo, nonostante la donna non esca mai di casa, quindi realisticamente non può tradire il marito, il pensiero del marito resta, insomma del partner, resta quello che ci sia un tradimento, quindi qualcosa di assolutamente non reale, ma nella sua mente resta, quindi è impermeabile alla realtà. Questo è chiaramente patologia. Qui abbiamo riassunto un po' le quattro caratteristiche della gelosia. Quindi, come vedete, la linea tratteggiata è un po' il confine, che chiaramente qui è una linea, ma è sfumato, tra normalità in basso a sinistra, e patologia in alto a destra. E quindi, come vi ho detto prima, l'emozione è tipicamente, grazie, l'emozione è tipicamente normale, la passione e il sentimento possono essere entrambi. Ecco, vi faccio un esempio di passione che non è, che diventa patologica. La passione, abbiamo detto, che è quando esiste, quando c'è un sentimento, c'è un'idea e c'è un comportamento. Quindi, appunto, riprendendo l'esempio del collega che telefona a mia moglie, io ho l'idea che ci possa essere un tradimento, bene, a seconda del comportamento che metto in atto, si può andare verso l'ossessione, verso sì, la patologia o verso la normalità. Se, ad esempio, non so, il comportamento che metto in atto è quello di voler riconquistare mia moglie, quindi, non so, la porto fuori a cena, le faccio dei regali, mi faccio vedere più attento, siamo sul versante della normalità. Se il comportamento è inizio a seguire mia moglie quando esce, chiaramente siamo nella patologia, quindi andiamo più appunto verso l'ossessione. È importante anche la doppia linea del tempo, quindi più perdura l'idea e l'emozione e il comportamento, più si va verso la patologia, nonché la linea dell'intensità. Più è alta l'intensità che ti sente, più si va appunto verso la patologia. Ma a proposito della gelosia, la gelosia e la relazione si basano appunto sulla comunicazione. Qui abbiamo messo il primo assioma della comunicazione: è impossibile non comunicare. Non è possibile non comunicare, anche se ci sono due persone in una stanza in silenzio che non si guardano, stanno comunque comunicando tra di loro, perché ognuno dei due può pensare: ma perché questa persona che sta in stanza con me non mi guarda e non mi parla? Quindi anche il non parlare e il non guardarsi è una forma di comunicazione. Non si può appunto non comunicare. La coppia comunica su un doppio livello, come dicevamo anche prima. Un livello logico e razionale e un livello invece emotivo. Secondo voi, ecco, quando si comunica, questi due livelli si intrecciano, il livello logico e il livello emotivo. Si intrecciano e alle volte si scontrano. Secondo voi, quando il livello logico ed emotivo di una comunicazione, il livello logico ed emotivo di una comunicazione si scontrano, vince il livello emotivo o il livello logico? Allora non vado avanti, lo sapete. Chiaramente vince il livello emotivo, e adesso pian piano vi porterò anche un paio di esempi eclatanti di come funziona questa questione del livello logico e del livello emotivo.
proprio a livello didattico abbiamo un po' diviso la comunicazione in relazionale e sessuale. Chiaramente il binario della comunicazione relazionale e della comunicazione sessuale si intrecciano. L'ideale è che appunto siano intrecciati e vadano nella stessa direzione, ma poi l'abbiamo divisa appunto tra relazionale e sessuale. Allora, a proposito della comunicazione relazionale e della differenza tra livello logico e livello emotivo. Queste sono due frasi che avrò sentito in studio centinaia di volte, ma non solo in studio, nella vita comune si sentono tantissime volte. Sono due esempi di una comunicazione che non funziona. Quante volte un partner dice all'altro, mentre l'altro sta facendo qualcosa, lascia stare, faccio io. Questo ha un doppio significato, logico ed emotivo. Cosa succede a livello logico? Cioè, qual è la comunicazione che si vuole dare a livello logico? La persona che dice al proprio partner, che magari, non so, sta facendo un compito, lascia stare, faccio io, a livello logico e razionale sta dicendo: ti faccio un favore, tu occupati anche di altro, faccio io quello che stai facendo tu, e a livello razionale è quasi un favore, è un voler essere anche gentile con il proprio partner. Ma a livello emotivo, che cosa invece viene recepito da chi sente questa frase, da chi si sente dire questa frase? Beh, a livello emotivo c'è un senso di incapacità, perché se io sto facendo questo compito e il partner mi dice lascia, faccio io, cavolo, non sono capace a fare questa cosa. A livello emotivo, quel che viene fuori è questo: è un sentirsi incapace, e non solo incapace, anche giudicato dal partner, che sta lì e si sostituisce a me. Chiaramente, in questo, qua c'è uno scontro bello forte. Ed è tipico avere questi scontri, poi appunto nella clinica mi è capitato molte volte di avere questi scontri in cui uno delle partner mi dice: ma io l'ho fatto per fare un favore. L'altro mi dice: sì, ma io mi sono sentito incapace perché non mi hai sostituito. Che vuol dire qui? Che appunto non si ha coscienza che i due livelli sono differenti e che dovrebbero intrecciarsi. E come? Cosa si può dire in alternativa? Si possono dire tante cose. Una possibile frase potrebbe essere: guarda, anche io sbaglio spesso, che dici se questa cosa la facciamo insieme? Perché questo? Perché faccio io, quindi centrare sulla persona più competente dell'altra, si passa ad un facciamo insieme, si passa ad un noi, che annulla la sensazione di essere giudicati e annulla la sensazione di sentirsi un incapace, ma invece favorisce a livello emotivo la partecipazione, la complicità all'interno della coppia. Questo è uno dei tipici esempi. Oppure un'altra cosa che spesso succede è te l'avevo detto, quando uno dei due, una persona della coppia, uno dei due partner, rimprovera l'altro dicendo: te l'avevo detto. Questo che cosa succede a livello logico? A livello logico è chiaramente un: guarda, io ti avevo dato un consiglio buono, tu non l'hai seguito, la prossima volta ti conviene che seguire il mio consiglio. Quindi è un po' quasi paternalistico, è un voler essere gentili anche qui a livello logico. A livello emotivo, no, a livello emotivo è devastante il te l'avevo detto. Perché? Perché a livello emotivo ci sente appunto, come dicevamo anche per l'altro caso, incapaci e addirittura più piccoli mentalmente dell'altro. Adesso vi spiego questa cosa. Il te l'avevo detto è tipico della relazione genitore-bambino, dove la disparità ci deve essere, perché il genitore e il genitore ha un ruolo diverso, il bambino, anzi, soprattutto succede in adolescenza, ma comunque l'adolescente è più giovane e quindi deve imparare dal proprio genitore. Quindi questo è davvero una cosa durissima da accettare e da sopportare a livello emotivo. Viene vista in maniera pessima
pessima, proprio perché ricalca la relazione genitore-adolescente, genitore-figlio. E soprattutto, così come funziona con gli adolescenti, che quando si dà un compito, quando si dice devi fare così prima di arrivare a te l'avevo detto, l'adolescente che fa? Non rispetta la regola. Si spinge l'adolescente a non rispettare la regola. Stessa cosa succede nella coppia. Al consiglio successivo, è il partner che si è sentito dire prima te l'avevo detto, beh, quasi in automatico andrà a non seguire il consiglio. Quindi si sentirà dire di nuovo, te l'avevo detto, ed è un cane che si morde la coda. Si entra in un loop difficile da gestire, è difficile anche da uscirne. Anche qua perché c'è poca coscienza del fatto che ci sono questi due livelli, livello emotivo e livello logico. Vi assicuro che in terapia, quando capita, portare alla coscienza che ci sono questi due livelli, rasserena la coppia e cambia il modo di comportarsi all'interno appunto della coppia. Non totalmente, ma aiuta sicuramente. Quindi se c'è tutto questo aspetto così complicato di comunicazione per quanto riguarda anche come è apparecchiata la tavola o perché le scarpe le lasci lì, le lasci qui, figuriamoci se la comunicazione riguarda il sesso. Abbiamo portato questo schema che fa vedere, quindi i due cerchi sono i due componenti della coppia. Quando si vuole portare una comunicazione riguardo al sesso, un pochino le due parti si incastrano, ovviamente devono trovare un accordo per provare a capire come possono trovare una comunicazione riguardo al sesso. Quindi c'è una parte che si è incastrata bene e quindi si è fatta una comunicazione esplicita per quanto riguarda il sesso. A me piace fare questo, a te piace fare questo, benissimo, facciamolo. Io, a me piace questa posizione qui, a me piace che tu mi faccia questo, ti piace se io ti faccio quello, quindi proprio una cosa esplicita, a volte non necessariamente con le parole, anche con il corpo, però una cosa estremamente esplicita dove entrambi i partner sanno esattamente che cosa vuole l'altro o l'altra. Ma c'è una fettona gigante, perché è la parte più grande, che secondo questo schema viene chiamato ex comunicato, cioè tutto quello che sta fuori dalla comunicazione esplicita. Quindi tutto quello che c'è nella mente di entrambi i partner, ma non viene comunicato in modo esplicito. E magari sono cose che si pensa che è ovvio che siano così. Cosa serve che io dica al mio partner che questa cosa a me non piace? Beh, è ovvio, perché sì, perché a me sembra dimostrarglielo sempre. Magari una pratica particolare a me proprio non va, a me sembra chiarissimo il modo in cui lo comunico, a me sembra di spostarmi, a me sembra di far cambiare subito, no? Capire subito che la via che voglio prendere non è quella che abbiamo preso, però non è così, perché in questo modo si passa la palla all'altro, all'interpretazione dell'altro che al 99% delle volte non sarà quella che diamo noi, perché non è nella nostra testa. Quindi questo è un errore base che succede di fare molto spesso anche in tutto l'ambito della comunicazione, come abbiamo visto prima. Quindi io penso di dirti una cosa, ma quello che arriva a te è tutta un'altra. Nell'ambito della comunicazione riguardo al sesso c'è ancora di più. Ma perché si va a tenere delle parti nascoste? La cosa più semplice sarebbe dirsi tutto, ma perché non si fa? C'è un pro nel tenersi una marea di cose per sé, perché? Perché si sta nella nostra zona di comfort, no? Perché si ha una gran paura di dire al partner con cui magari si sta da tanto tempo: guarda che a me sta roba non piace proprio, cioè l'abbiamo sempre fatta, oppure non l'ho mai fatta perché a me proprio non va. Ma perché c'è una paura anche di sentirsi sbagliati, di sentirsi strani, cioè tutte le mie amiche fanno questa cosa con i loro fidanzati, a me non va, e quindi automaticamente io mi sento sbagliata. Ma l'ambito della sessualità non ha regole. Quello che fanno tutti non vuol dire che vada bene anche per noi, assolutamente. Questa è la prima regola di tutto quello che noi abbiamo studiato e stiamo studiando. E incasellarsi nelle regole porta solamente a sentirsi sempre incastrati. Invece nella sessualità conta quello che ognuno vuole fare, desidera fare, in accordo con la persona con cui sta, o anche quello che uno vuole fare da solo. Sappiamo benissimo che la sessualità può essere agita anche in via personale, non solamente in coppia. Quindi
non comunico, sono nella mia zona di comfort, non ho rischi di restarci male, far stare male l'altra persona, protegge dal pericolo di una perdita. Cioè, io magari gli dico che io, a me non piace per niente come facciamo sesso e questa persona mi lascia. È una probabilità, cioè dopo tanto tempo magari non siamo a un livello di comunicazione così esplicita, io scoppio, non ce la faccio più e gli dico guarda, sta roba a me fa proprio arrabbiare e la persona può non essere pronta a ricevere una comunicazione di questo tipo. E quindi, come dicevo prima, protegge anche dalla paura di sentirsi strani, diversi, con dei gusti sessuali strani che non ha nessuno, ma questo strano è un errore di valutazione che già parte da noi. Ma se ci sono dei pro personali, il grande contro di questa cosa qual è? Che ci si adatta al desiderio dell'altro. E qual è la soluzione? Qual è, non do la soluzione, qual è la cosa che arriva? È possibile che arrivi una noia sessuale pazzesca. Io non ti dico cosa voglio, tu non mi dici cosa vuoi, facciamo sempre la stessa cosa e ci annoiamo a morte tutti e due. Però è una cosa che può venire portata avanti nel tempo tantissimo, perché c'è questa parte, il livello che dicevamo prima, dell'emozione che sovrasta tutto, cioè non ti voglio far stare male, no? Piuttosto mi accontento di fare sesso con te in un modo che mi piaciucchi abbastanza, però non ti posso far stare male, perché comunque l'amore che provo per te è infinito, io ho tanto rispetto di te, e mi sembra di toglierti qualcosa dicendoti che fare sesso con te in questo modo a me non piace, come se fosse responsabilità solo dell'altro, no? Sempre sto ripensando prima l'analisi storica che abbiamo fatto, è facilissimo rientrare in questa cosa del vabbè, ma sei tu che non sei capace, o a me non piace, sarò io sbagliata, no? È sempre così. Quindi paura del dire, ma paura anche di non dire. Ho paura di sentirsi dire le cose. Ho paura di dire perché ho paura di ferire o di accusare. Chi sono io per dirti che non fai bene questa cosa? Ma ho paura anche di voler sapere. Non vado a stuzzicare troppo perché potrei essere ferito tantissimo. Potrei sentirmi poco attraente improvvisamente, no? Sentire che uno ti dice che questa cosa che facciamo da sempre a me non piace mi fa sentire un partner sessuale pessimo. Come? Ma una vita che facciamo questa cosa e a te non piace? Mi sento assolutamente non pronta a gestire questa comunicazione. E mi sembra quasi di conoscere un lato oscuro del partner, no? Cioè, stiamo assieme da 5 anni e tu non mi hai mai detto che questa cosa non ti piace. Però in realtà è una responsabilità condivisa, cioè la comunicazione è condivisa, va concordata, vanno trovati i limiti possibili assieme ed è una cosa assolutamente su cui bisogna porre grande attenzione. Forse è la cosa su cui stasera noi vorremmo porre un pochino più attenzione, cioè la comunicazione nella coppia è veramente la cosa più banale del mondo, ma stiamo vedendo tantissimi esempi di come con dei piccoli aggiustamenti da entrambe le parti si possano raggiungere grandi, grandi risultati riguardo alla stabilità e alla serenità di dirsi le cose e di portare avanti una storia. Quando si conosce qualcuno, c'è la sensazione, quindi magari la prima fase, non ci si innamora di qualcuno, c'è una sensazione che noi abbiamo trovato qua e abbiamo visto che è proprio una cosa molto fisica, come se ci si espandesse. Cioè si vuole prendere la persona che si è conosciuta. E talmente è l'interesse di conoscere tutto di lei o di lui, cosa ti piace, cosa non ti piace, gli interessi, il tuo modo di fare, che ci si espande e si prende un po' di queste cose, no? A me non è mai piaciuto il giallo, da quando sto con la mia compagna che è innamorata del giallo, io tutte le cose gialle non faccio, non riesco a non guardarle, non riesco a non sceglierle, per esempio, no? Cioè, e allo stesso modo di parlare, dei modi di dire, no? Diventano nostri, quindi ci si espande, si attiva un'autoespansione, che è un modo di sentirsi davvero molto, molto vivo. Infatti poi quando una storia finisce sembra che ci manchi un pezzo, ma perché di fatto ci siamo allargati e sono tutte delle piccole sensazioni, però sono molto vere, no? Cioè, si può arrivare quasi a una percezione di sovrapposizione col partner, che però in questo caso ha preso una deriva un po' non tanto in equilibrio, scusate, perché è importantissimo che le due persone che si sono messe assieme rimangano loro, in loro assieme fanno la coppia, non che la coppia arrivi ad essere una persona unica che si è vicendevolmente avvolta, no? Questa è una cosa molto importante. E abbiamo fatto un pensiero anche di quanto questa autoespansione e a volte anche quasi sovrapposizione trovi terreno fertile con le nuove tecnologie, no?
quanto c'è bisogno di mostrare come va la coppia, cosa stiamo facendo sui social, per esempio, no? Farsi la foto, no, in vacanza e mettere il tag del compagno e dire siamo qui in vacanza e mostrarlo a tutti i propri amici. Tutta la cerchia di amici, conoscenti, mamma e papà devono sapere che stiamo qui, stiamo bene, siamo tanto innamorati. Si è sempre in connessione costante con tutti, che da una parte aiuta tanto essere in connessione perché ci si confronta nella connessione. Cioè, io ho scoperto tante cose ultra personali di mie amiche dai social e io ho pensato che fosse una tristezza incredibile perché non ci eravamo mai detta questa cosa e perché sono fanno parte di quelle cose che pensavo che non ci saremmo mai dette, facenti parte di cose intime, personali delle rispettive coppie. Invece con i social adesso sembra che tutto quello che una volta si poteva pensare fosse intimo, adesso c'è il concetto di estimità, cioè tutto fuori, no? Ci si fa le foto dal letto col fidanzato, no? Magari un po' nascosto, ma però comunque c'è questo desiderio, questa volontà di esporsi sempre moltissimo. Pubblico e privato si accavallano. C'è una difficoltà incredibile a scegliere che cosa dovrei mettere, cosa non metto. E se per un po' non metto niente di me e del fidanzato su Facebook, magari l'amica mi incontra e mi dice ma è un po' che non vedo foto, state ancora assieme? Come fosse quella la conferma vera della stare con qualcuno o di quello che hai fatto e dove hai studiato e come, che cosa hai fatto quest'estate. C'è anche molto bisogno e voglia di confronto, no? Anche la grande ricchezza di una rete, di internet, di mostrarsi. A livello più tecnicamente riguardo alla coppia, c'è la pratica del sexting, che vuol dire unire, sono unite le parole sex e texting, quindi costruire dei messaggi, ora con lo smartphone è molto facile, o foto o messaggi di testo con contenuti esplicitamente sessuali, quindi mandare la foto appunto in pose di un certo tipo o comunque mettere in modo molto esplicito una richiesta di pratica sessuale. Ovviamente questo è fantastico per le coppie che non sono vicine, per esempio, per le coppie lontane è un mezzo anche per comunicare quello che se una volta solo col telefono o con le lettere non si poteva fare se non nella propria mente. Ha anche dei grandi limiti però, ovviamente, perché poi si può perdere un pochino sono telefoni pieni zeppi di foto che poi vengono persi e le persone poi vanno in panico perché non sa queste foto che giri fanno, no? Una volta che le foto girano sono in giro. E quindi soprattutto anche tra i molto giovani questa pratica sta diventando molto pericolosa, perché finché è tra adulti consenzienti è una cosa, quando diventa un mezzo per sentirsi belli e apprezzati tra ragazzi molto giovani, questa è una cosa di cui insomma dobbiamo fare molta attenzione. E infine il fubbing, che abbiamo scoperto che fonde phone e snubbing, arrivo subito, ed è l'idea di stare assieme ma di ignorarsi e trascurarsi completamente perché si sta al telefono. Quindi tantissime coppie che vanno a cena assieme passano l'intera serata al telefono controllando i social, magari mettendo pure la foto di loro stessi a cena. Siamo a cena, che bello, il nostro quarto anniversario, mettono il piatto che stanno mangiando, ma per tutto il resto della serata stanno messaggiando e stanno dicendo alla sorella che sono fuori con il fidanzato. Tutto questo non ci sentiamo di dare un giudizio esplicito su era meglio quando il telefono non esisteva o le tecnologie ci stanno togliendo il bello dei rapporti, perché non è così in modo oggettivo. Tutto sta nel modo e nella logica in cui si usano. Anche qua un'altra cosa che sembra tanto banale, ma è tutto questione di come la coppia decide di usare e condividere anche questo genere di strumenti. Quindi alla fine di tutto questo grande giro che abbiamo fatto ci sentiamo di lasciarvi con delle piccole pillole finali che forse sono, speriamo siano le cose che poi vi possano restare un po' più fresche sulle quali appunto fare un pensiero. I componenti della coppia hanno uguali diritti a tutti i livelli, che sia sessuale, lavorativo, hobby, qualsiasi cosa. Non esiste una persona più importante dell'altra all'interno della coppia. La sessualità è anche uno strumento di conoscenza, come abbiamo visto bene prima. Ogni coppia è unica, quindi bisogna veramente evitare di dare giudizi sulle coppie che non si conoscono, ma anche su quelle che ci sembra di conoscere,
perché la dinamica interna è veramente una cosa che conoscono solamente le due persone che ne fanno parte. La comunicazione è fondamentale sia in ambito relazionale che sessuale, l'abbiamo appena visto assieme. Non ha senso confrontarsi col passato perché la coppia cambia. Ma non è una cosa triste questa. Sembra triste lasciare il periodo delle farfalle nello stomaco. Abbiamo scritto le farfalle nello stomaco ci sono ancora, anche dopo tanto tempo. Non è vero che le farfalle se ne vanno, non è vero che bello quando mi emozionavo tantissimo, quando dovevamo vederci, perché in realtà se questa cosa si è spenta completamente, forse si è perso qualcosa per strada, ecco. Quindi veramente il lavoro è provare a capire come nel cambiamento si possano ritrovare le stesse sensazioni dei cosiddetti primi tempi, no, Michele? Dicevi tu questa cosa delle farfalle che sì, mi è capitato con una paziente, no? Sì, mi è capitato in studio, appunto, una coppia che cercava, dopo tanti anni in cui erano insieme, cercavano le farfalle nello stomaco che sentivano nella fase di innamoramento, nella fase che prima abbiamo descritto di innamoramento. Ma le farfalle nello stomaco ci sono ancora, ma sono diverse. Hanno un movimento diverso, sono meno rapidi, quindi dicevamo prima che durante la fase dell'innamoramento, quando ci sono le farfalle nello stomaco, ci si sente carichi, pieni di energia. Non è la stessa cosa nella fase dell'amore, quindi ci si sente in maniera diversa, piacevole comunque, né più bello né peggio. È un piacere differente, sono delle farfalle diverse, ma le farfalle nello stomaco, se si sta facendo questo percorso, quindi se si stanno attraversando appunto tutte queste quattro fasi che abbiamo detto, ci sono. Infatti, quando poi è stato descritto, sono state descritte queste quattro fasi, quindi abbiamo portato così a livello conscio il fatto che ci sono questi cambiamenti e la coppia stessa ha riconosciuto questi cambiamenti nella propria coppia, si è quasi magicamente risolta la questione di non sentirsi più innamorati perché non ci si sentivano più le farfalle nello stomaco. Hanno iniziato a sentire le farfalle che davvero c'erano, farfalle diverse. Non più quelle degli anni prima, ma nuove farfalle. Bene, noi vi ringraziamo tantissimo e apriamo le domande, c'era già una mano alzata. Era solo una piccola postillera, sì. Perché effettivamente nel sexting lo scambio di materiale, soprattutto fotografico, soprattutto nella giovane età, è sempre più frequente. In realtà però purtroppo, come giustamente anche precisato, anche adulti consenzienti, che però viene utilizzato anche come materiale di ricatto nel momento in cui la coppia poi dopo si sfalda, e purtroppo molto spesso non solo va a generare tutta una serie di situazioni che sfociano anche in storie che poi dopo purtroppo finiscono nella cronaca nera, ma purtroppo lo stesso materiale può essere anche fra virgolette rivenduto in determinati canali privati tramite il web, dove ci sono delle chat strutturate come delle camere segrete, dove c'è un effettivo scambio di questo materiale, dal pedo pornografico al semplicemente il fatto di volersi sfogare con quella che è stata la propria ex o il proprio ex, e addirittura ci sono gli stessi membri che, essendo amici di chi posta la foto dell'ex, gli chiedono il numero per poter a loro volta poi agire contro questa, con tutta una serie di anche proprio atteggiamenti che sfociano messaggi continui e tutta una serie di cose. Quindi è un'attenzione alla quale bisogna fare, cioè con molta cautela, insomma, alla quale bisogna fare. Sì, grazie mille, la precisazione in effetti. Sono d'accordissimo, sì, sì, su questo è senza voler degenerare nell'atto più nero, diciamo, sì, così, del rapporto, però sono situazioni che purtroppo sempre più spesso si accadono. Sì, se posso aggiungere, tralasciando gli adolescenti, i minori che comunque non possono, le motivazioni perché i minori lo fanno, che non sono tema della coppia, ma va benissimo nominarlo, mi è capitato sempre in ambito clinico, una coppia aveva voglia di far sexting, quindi di scambiarsi immagini perché non vivevano vicini, ma aveva questa paura perché era una coppia che stava insieme da poco tempo, quindi che entrambi, uno dei partner, potesse poi ricattare l'altro oppure spargere le foto, anzi soprattutto il ricatto, avevano soprattutto paura del ricatto.
Beh, la coppia è stata bellissima perché ha trovato la soluzione per loro, perché in quel caso era adatta. Le foto se le scambiavano con, non con WhatsApp, ma con quei programmini che durano pochissimo la foto viene cancellata in automatico. Ora, chiaro, si poteva comunque ricattare in qualche modo, si poteva trovare il modo. Ma questa è stata una piccola cosa, un'aggiunta tecnologica che ha aiutato la coppia a serenarsi e ad avere anche un po' più di fiducia l'uno per l'altro. Comunque, ottimo Sì, l'intervento, in effetti è una assolutamente. cosa da sottolineare. Ci sono altre domande? Perché a me non è arrivata una sul messaggio, sul telefono. Ci sono altre domande? No? Ok, me la sono scritta intanto. Tutte le coppie attraversano le quattro fasi o una coppia può essere per esempio innamorata per sempre? Ti dicevano, abbiamo detto delle quattro fasi. Allora, una coppia che dura nel tempo è una coppia che attraversa tutte e quattro le fasi. Le attraversa tutte e quattro e abbiamo detto anche che ci sono dei cambiamenti fisiologici, quindi ci sono proprio delle produzioni di ormoni differenti in ognuna delle fasi. Quindi se una coppia va avanti in maniera positiva ed è una coppia che sta bene, è una coppia che attraversa tutte e quattro le fasi. Una coppia che invece resta ferma ad una delle quattro fasi, che so, ad esempio, come faceva l'esempio chi mi ha scritto nella fase dell'innamoramento, e vuole rimanere in quella coppia, è una coppia che con il passare del tempo avrà molto probabilmente qualche problema di comunicazione perché appunto cambiano gli ormoni che si producono all'interno. E in più vi aggiungo che la fase di innamoramento, cioè fino alla fase di innamoramento, quindi fino alla produzione della fenilanfetamina, ha una durata all'incirca di 2 anni. Per questo, mediamente, per questo spesso in TV o comunque sui giornali si legge che l'amore dura 2 anni, perché si riferiscono alla produzione di quel particolare tipo di ormone. Invece abbiamo visto che gli ormoni poi cambiano, si producono altri ormoni e quindi l'amore può anche durare per sempre. Questo un po' riassumendo. Altre domande? Allora diamo questo là. Allora, no, c'è una Ah, mano. vai.